Turno infrasettimanale amaro per il calcio locale, che ieri ha visto scendere in campo la Vis Pesaro e l'Alma Juventus Fano. I biancorossi, in trasferta contro la Triestina, sono stati sconfitti con il risultato finale di 3-2, dopo che nel primo tempo i ragazzi di Mister Di Donato erano in vantaggio di due reti sugli avversari. Una prestazione importante contro una squadra forte in un campo difficile. E abbiamo avuto la bravura di andare 2-0, il secondo tempo forse abbiamo preso gol presto, però abbiamo avuto la forza di reagire, abbiamo sfiorato tre volte il 3-1 e poi abbiamo subito la rimonta con due giocate importanti, due episodi a favore loro. Il rammario è che il tempo, specialmente il terzo gol, era scaduto da un minuto, perché era 4 minuti di recupero, abbiamo preso gol al quinto minuto di recupero, clamoroso, e niente, dobbiamo ripartire dalla prestazione importante, perché come abbiamo fatto oggi le partite partono da 0-0, non ci sono partite scontate, perché oggi, ti ripeto, se c'era una squadra che doveva vincere era Vis Pesaro. Delusione anche per il Fano, battuto dal Cesena per 2-1 e con l'ultima rete degli avversari segnata su rigore nei 4 minuti di recupero. Fa tanta rabbia perdere in questa maniera, perché ovviamente prendere una ripartenza al 95esimo su un calcio piazzato a favore nostro e non far fallo è dura da digerire. Ovviamente quando succedono queste cose e mi prendo io le responsabilità, facciamo dei cambi e chi entra non entra con la grinta e la voglia giusta, non ci siamo. Questi ragazzi devono capire che anche 10 minuti, un quarto d'ora, chi entra deve dare tutto. Oggi questo non è successo, la colpa è la mia che li ho fatti entrare, domani ne parleremo, come giusto che sia, ma io voglio gente che lotti in campo.